Come da tradizione, la seconda domenica dopo Pasqua i capodistriani si ritrovano qui, a Semedella, presso la Madonna delle Grazie. Anche quest'anno c'è stata una sentita partecipazione, come ospiti il coro dei fedeli fiumani. Ma è un significato profondo che si richiama poi alla storia della città e quindi un debito di riconoscenza per la grazia intercessa dalla Beata Vergine delle Grazie di Semedella proprio per la cessazione della peste, la terribile peste del 1640 che ha praticamente mietuto tante vittime. Ecco. Penso che sia un modo di venerare o di pregare per una grazia oggi, specie per la pace, per le persone che sono ammalate, per le persone che non hanno un lavoro, per i giovani che si perdono in tante cose che la vita frenetica di oggi offre. Penso che queste grazie, la Madonna delle Grazie, oggi forse non abbiamo paura della pestilenza, ma abbiamo paura di tante altre malattie sociali. È un riferimento a un punto d'incontro antico, perché risale al 1630, e si è ripetuto sempre, ogni anno, in tutto questo lungo periodo che ci separa da un periodo certamente triste della peste, ma anche oggi abbiamo purtroppo la peste in altre forme. E veniamo qui proprio per chiedere aiuto per una fede religiosa, che però è una cosa individuale.